Cari amici, la liturgia di domani, domenica 18 marzo, ci prepara a vivere più intensamente la Settimana Santa e la celebrazione della Santa Pasqua ormai alle porte. Una Santa Pasqua che, lo ricordiamo, è la celebrazione della vittoria definitiva di Gesù sul male e sulla morte. Possiamo tranquillamente affermare che Gesù è venuto in questo mondo proprio per realizzare questa missione: liberare in modo definitivo l'umanità e in essa l'universo intero dal male, dalla sofferenza e dalla morte. Una vittoria dovuta al potere più grande dell'amore. Infatti solo l'amore è quello vero, quello autentico, quello puro, quello che nasce dal cuore del Figlio di Dio come da una sorgente, ha creato ed è capace di ricreare il mondo. Un amore che per i meriti della vita, passione, morte e risurrezione di Gesù è stato effuso nei nostri cuori, per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato donato. Un amore che ci dona il coraggio di fare nostra la logica del chicco di grano che per portare frutto accetta di morire. Un amore che ci dona il coraggio di perdere la nostra vita per la gloria di Dio nel servizio dei fratelli, specialmente quelli più bisognosi, più emarginati, più scartati dalla società. Più concretamente, cari amici, è questo amore che ci dona il coraggio di andare controcorrente in un mondo, questo nostro mondo tecnoliquido, che sta facendo della fuga dalla realtà uno stile di vita. Fuga dalla realtà per non ascoltare il grido di aiuto che viene dal più profondo dell'essere umano, ferito, estremato da mille problemi e delusioni, incapace di vincere la forza di gravità esercitata dal proprio io per uscire libero, fuori di sé. Fuga dalla realtà per non ascoltare il grido di aiuto che viene dai fratelli e sorelle privati della loro dignità, della loro libertà, del loro diritto a vivere una vita pienamente umana. Fuga dalla realtà per non ascoltare il grido di aiuto che giunge dalla sorella Madre Terra, così come la chiamava San Francesco, ferita dall'ingordigia umana. Eppure, cari amici, è proprio questo lottare, questo andare per amore controcorrente che ci permetterà di vincere in Gesù, con Gesù e come Gesù definitivamente tutti i limiti spazio-temporali per irrompere insieme ai nostri fratelli e sorelle nel regno di Dio, dove il male, la sofferenza e la morte saranno spazzati via per sempre. Un regno di giustizia, di luce e di amore. È tutto per adesso. Ciao e Dio vi benedica sempre.